Senatore Mirabelli ha facoltà di illustrare l'interpellanza numero 253 concernente il diritto alle detrazioni fiscali per i conduttori di alloggi sociali. Prego. Sì, grazie Presidente. Brevemente, abbiamo sollecitato diverse volte risposta a questa interpellanza perché credo ci sia bisogno di chiarimenti urgenti in una fase in cui si stanno depositando le dichiarazioni di legge. Il decreto legge del 47 del 2014, che poi è stato convertito in legge nella legge numero 80 del 2014, si occupava di misure urgenti per l'emergenza abitativa e all'articolo 7 ha previsto per il triennio dal 2014 al 2016 detrazioni fiscali IRPEF per i conduttori di alloggi sociali. Ora, questa definizione si presta a alcune necessità di chiarimento, ce l'hanno sottolineato più volte in queste settimane sia i sindacati degli inquilini, sia i CAF, sia gli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica. In particolare il tema è se i conduttori di alloggi che rientrano nell'edilizia residenziale pubblica e quindi alloggi ex ACP o dei comuni rientrino tra i conduttori appunto di alloggi sociali. È importante avere questa risposta sapendo, e questa è la tesi dell'interrogante, sapendo che anche nella legge, nel decreto legge 47 del 2014 e poi soprattutto nella legge che ha modificato questo punto, è evidente che le case di edilizia residenziale pubblica, soprattutto quelle a canone sociale, rientrano a pieno tra gli alloggi sociali, tant'è vero che sono anche fabbricati a cui è possibile per gli enti gestori non pagare l'IMU perché vengono riconosciuti come abitazioni principali e quindi con uno scopo sociale e quindi sono esenti. Però è importante avere l'opinione del governo perché in queste ore, in questi giorni c'è bisogno di dare indicazioni chiare a tutti gli enti che sono coinvolti in questa vicenda e soprattutto ai cittadini. Mi fermo qui e chiedo una risposta. Grazie. Grazie, sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, onorevole Castiglione, ha ora facoltà di rispondere. Grazie. All'interpellanza. Signor Presidente, con il documento in esame il senatore interpellante rappresenta che l'articolo 7 del decreto legge 28 marzo 2014, il numero 47, convertito con modificazione con la legge 80 del 2014, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015, prevede per il triennio 2014-2016 una detrazione a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definita dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile del 2008, adibiti ad abitazione principale. In particolare, l'interpellante sarebbe dell'avviso che nella definizione di alloggio sociale, di cui ha richiamato il decreto ministeriale, rientrino gli alloggi riconducibili alla tipologia di intervento e di gestione dell'edilizia residenziale pubblica da parte dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica o degli istituti autonomi case popolari comunque denominati e quindi debba ritenersi applicabile la detrazione introdotta con il decreto legge numero 47 del 2014 in favore dei conduttori di questi alloggi sociali. In proposito, approssimandosi il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, l'interpellante fa presente che si stanno verificando situazioni di incertezza da parte di alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate circa il diritto alla detrazione in rapporto alla definizione stessa di alloggio sociale che ingenerano confusione e incertezza nei contribuenti e negli stessi operatori fiscali per l'assistenza alla dichiarazione. Per i motivi indicati il senatore interpellante chiede di conoscere quali atti il Ministero dell'Economia e delle Finanze intende adottare per meglio esplicitare e rendere certo il diritto alla detrazione per i contribuenti conduttori di alloggi sociali.
A riguardo, sentita l'Agenzia delle Entrate, si fa presente quanto segue. Infatti, intanto bisogna preliminarmente osservare che l'articolo 7 del Decreto Legge 47/2014 dispone che per il triennio 2014-2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal Decreto Ministeriale articolo 5 della Legge numero 9 del 2007, adibita a propria abitazione principale, spetta una detrazione complessivamente pari a 900 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71, 450 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 ma non è né euro 30.987,41. Per la definizione di alloggio sociale la norma rinvia al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile del 2008 di attuazione dell'articolo 5 della legge 9 del 2007 in materia di interventi per la riduzione del disagio abitativo. L'articolo 1 del citato decreto ministeriale individua l'alloggio sociale come l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 anche gli alloggi realizzati o recuperati dagli operatori pubblici e privati con il ricorso a contributo o agevolazioni pubbliche, quali esenzione fiscale, assegnazione di aree o di immobili, fondi di garanzia, agevolazione di tipo urbanistico, destinate alla locazione temporanea per almeno 8 anni ed anche alla proprietà. L'articolo 2 del decreto stabilisce che le regioni in concertazione con le ANCI regionali definiscono i requisiti per l'accesso e la permanenza dell'alloggio sociale. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui l'articolo 1 è definito dalle regioni in concertazione con le ANCI regionali in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'articolo 1,3 non può superare quello derivante dai valori risultanti agli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'articolo 2 della legge 431, numero 98, il comma 3, ovvero, qualora non aggiornati, il valore determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 350 del 2003 e può essere articolato in relazione alla diversa capacità economica degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio. L'applicazione della normativa richiamata, che peraltro assegna un ruolo rilevante alla Regione per la definizione dei requisiti di accesso e permanenza nell'alloggio sociale, comporta necessariamente l'acquisizione dell'avviso del Ministero delle Infrastrutture che ha adottato il citato decreto del 22 aprile del 1998. A riguardo l'Agenzia segnala comunque che l'individuazione di alloggi sociali ha effetto anche con riguardo ad altre disposizioni del decreto legge del 47 del 2014 che prevedono agevolazioni fiscali nonché con riguardo alle disposizioni in materia di IMU che prevedono un trattamento di favore per gli alloggi sociali, distinguendoli da quelli assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica. In particolare, per quanto riguarda l'IMU, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, prevede che al comma 2 che l'imposta municipale propria non si applica altresì ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definito dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 146 del 24 giugno 2008. Il comma 10 del medesimo articolo prevede che la detrazione per abitazione principale si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli ACP istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 77, il numero 616. In altri termini, dalle disposizioni in materia di IMU sembra evidenziarsi che la circostanza per cui un immobile sia assegnato da un IACP o da un ente di edilizia residenziale pubblica non ne comporta automaticamente la non applicazione dell'imposta, in quanto occorre verificare se l'immobile abbia effettivamente le caratteristiche di alloggio sociale di cui al citato decreto del 22 aprile del 2008. Tale orientamento è ribadito nelle FAQ, che sono la numero 15 e la numero 20, predisposte al Dipartimento delle Finanze, laddove è precisato rispettivamente che i fabbricati posseduti all'ex IACP, che non hanno i requisiti dell'alloggio sociale, sono assoggettati ad IMU e che l'esenzione IMU si applica solo a quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto del 22 aprile del 2008.
Nella FAQ numero 20 è altresì precisato che nel modello di dichiarazione IMU il proprietario dell'alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla esenzione e riportare nello spazio dedicato alle annotazioni la seguente frase: l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lettera B, comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 201 del 2011. Quindi costituisce uno specifico onere del proprietario dell'alloggio sociale attestare la sussistenza dei relativi requisiti. Ciò posto, si ritiene che, diversamente da quanto sembra desumersi dall'atto ispettivo dei sindacati ispettivi in esame, non tutti gli alloggi riconducibili alla tipologia di intervento di gestione dell'edilizia residenziale pubblica da parte delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica o degli istituti autonomi case popolari integrano i presupposti per essere considerati alloggi sociali e consentono al locatario quindi di avvalersi della detrazione prevista dall'articolo 7 del decreto legge numero 47 del 2014. Quanto precede rileva altresì anche per una ulteriore valutazione circa l'adeguatezza della quantificazione della copertura finanziaria prevista per la detrazione in questione. Infine, in relazione alla richiesta fatta all'interpellante e al Ministro dell'Economia di adottare atti per meglio esplicitare e rendere certo il diritto alla detrazione per i contribuenti conduttori di alloggio sociale, fatte salve eventuali iniziative del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si rappresenta l'opportunità di precisare che, laddove la natura di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile del 2008, non risulti espressamente dal contratto di locazione, il proprietario dell'alloggio dovrà rilasciare al locatario un'attestazione in cui sia specificato, analogamente a quanto previsto per la dichiarazione IMU, che l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti previsti dal citato decreto del 22 aprile del 2008. Tale attestazione dovrà essere esibita al locatario che intende avvalersi della detrazione agli intermediari che operano l'assistenza fiscale. Grazie. Facoltà ora di replicare il senatore Mirabelli. Sì, grazie Presidente. Brevemente, per manifestare la mia soddisfazione per la risposta del Governo, che conferma che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a cittadini che sono in graduatoria e quindi bisognosi rientrano a pieno titolo nella definizione di alloggi sociali. Sicuramente non tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono alloggi sociali, sicuramente, mi pare emerga dalla risposta, lo sono quelli che non hanno pagato, per cui gli ACP, le ALER e i comuni non hanno pagato l'IMU, proprio riconoscendo il ruolo sociale che avevano quegli alloggi. Ora, l'attestazione da parte degli enti della natura di alloggio sociale della casa occupata dagli inquilini che chiederanno la detrazione, credo che sia un atto dovuto, però mi pare che questa risposta faccia la chiarezza necessaria e si muova nella direzione giusta. Grazie. Grazie, sottosegretario Castiglio.